Cari amici della finanza sul web, ben trovati nel terremoto. Improvvisamente l'Europa è nel panico. Per mesi nel periodo scorso ci hanno spiegato che le sanzioni, che di fatto la guerra che l'Occidente ha intrapreso nei confronti della Russia avrebbe portato nell'arco di pochissimo tempo Mosca in ginocchio, cioè l'economia russa sarebbe collassata. Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe dovuto scappare, si fantasticava di regime change con la popolazione moscovita che inseguiva Putin e i suoi dirigenti e ovviamente si preconizzava una sconfitta militare su tutti i fronti della Russia grazie al supporto che gli occidentali hanno dato e stanno dando all'Ucraina. Oggi ci svegliamo in una realtà completamente diversa. Improvvisamente ci spiegano che in Europa l'economia sta letteralmente collassando. Le sanzioni hanno portato a una esplosione dei prezzi dell'energia, del gas, delle materie prime e di conseguenza dei prodotti finiti che non riusciamo a sopportare, che il sistema economico dei vari paesi europei, Italia in primis, non riesce a sopportare. Quindi quella che si configura sempre di più come una guerra di attrito sembra andare tutta a favore della Russia. E oggi è tornata con noi una gradita ospite, la dottoressa Mariani, che è stata l'unica italiana invitata al Forum Economico di San Pietroburgo e quindi ha visto con i suoi occhi qual è la situazione in Russia. Buongiorno dottoressa, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi per averlo rivolto. Ecco, non so quale contributo io possa dare a questa conversazione, ma mi viene da sorridere perché ho sentito i nostri generali, sono quelli che ci hanno fatto perdere storicamente tutte le guerre perché hanno le idee confuse fra tattica e strategie. Ho sentito un esercito di imbecilli dare la Russia per sconfitta ancora prima di cominciarla questa guerra, senza capire che la attività di Putin, che è un uomo di enorme spessore, era quella di condurre una guerra di logoramento i cui risultati catastrofici sono sotto gli occhi di tutti. E in queste ore è ancora Putin che, rivolgendosi al vertice di Vladivostok, ha dichiarato la fine definitiva dell'unipolarismo occidentale. Direi che la realtà e i fatti smentiscano definitivamente tutte le idiozie seminate per coinvolgere il paese Italia in una guerra che, ho sempre detto, non ci riguarda. È il momento anche per noi di andare verso scelte rigorose, prima fra tutte l'abbandono della NATO, e immagino che non si debba più promettere di investirsi sull'uscita dalla UE, perché la UE è ormai un edificio imploso e fatiscente, il cui unico interesse, e c'è una competenza evidentemente in tutto questo, è propinare al nostro popolo e ai popoli ancora non consapevoli del tutto una alimentazione a base di insetti. Se non fosse drammatico, sarebbe, ai noi, veramente comico e comunque grottesco. Questi sono fuori di testa, non sanno cosa fare, e le nostre sorti in particolare sono legate a quelle della Germania, dove la crisi è molto più importante ed imponente di quella che attraversa l'Italia.
Ci arriviamo. Innanzitutto, visto che lei è stata recentemente in Russia, quindi ha potuto vedere con i propri occhi la situazione, la prima domanda che le vorrei fare: lei ha visto un paese piegato? Ha visto un paese in cui si percepisce una sorta di rivolta contro Putin? Oppure la Russia procede in maniera ordinata nei suoi obiettivi geopolitici, nei suoi scopi di natura internazionale? Guardi, io vorrei essere esplicita e chiara perché di millantatori in Italia ne abbiamo già tanti e non vorrei proprio entrare in quel novero. Le Per dico questo la subito che chiamiamo. dietro Perché sappiamo che non ha peli sulla lingua. che 10 giorni non sono un arco temporale adeguato e sufficiente a valutare le condizioni di un paese enorme come la Russia, enorme e complesso perché è un paese che incrocia decine di etnie diverse chiamate alla coesistenza. Devo però dire, per quello che ho visto, ecco, non potrei dare un giudizio nella sua richiesta precisione per verifiche che sono durate 10 giorni e non altro poi va considerato che io ho limitato la mia esperienza alla sola San Pietroburgo. Quello che posso esprimere come sensazione, appunto, in pochi giorni, in una manciata di giorni e in una sola realtà urbana, è di un paese solido, forte di un serio stato sociale. Non ho visto in giro, come dire, ecco, la prima immagine che hai di Parigi è quella dei clochard. Non ho visto barboni in giro, non ho visto come in Italia l'assedio ai semafori per raccattare uno spicciolo di euro. Non ho visto gente ciondolare per strada, ho visto una città operosa, solida, sicura. Ho girato di notte senza alcuna esitazione e questo mi dà la sensazione di una Russia consapevole e capace. Da qui però ad estendere il discorso a tutta la Russia ne corre. La sensazione, ripeto, è che anche per il tipo di comportamento della gente comune, la Russia di San Pietroburgo sia stretta intorno a questo leader, il cui spessore è, a mio avviso, fuori discussione, soprattutto in considerazione della presenza di un esercito di nani sulla platea politica internazionale. Quindi la mia opinione è una bella opinione, però è un'opinione Limitata a una piccolissima parte della sterminata Russia. A proposito di limitata. questo, non so se ha sentito, in questi giorni Però c'è va la detto, proposta. Prego. mi perdoni, voglio dire però che il disagio sociale di una realtà statuale lo si coglie nelle grandi metropoli e non nelle periferie. Certo, i paesi. Quindi questo è un dato estremamente positivo. Certo, A non avere l'attivo, esatto. se si viene a Roma si vede qual è la situazione, che non è la stessa che se si va nel paesino del Trentino. È evidente che le metropoli sono più Ovviamente. indicative. Proprio su questo, avrà sentito che c'è la proposta da parte dell'attuale esecutivo dimissionario di Draghi e anche di altri paesi europei di limitare la possibilità dei turisti russi di venire da noi in Occidente, in Italia, in Europa. Questa proposta è stata criticata su due aspetti. Uno, quello economico, cioè già il nostro turismo è in ginocchio, quindi è l'ennesima sanzione contro noi stessi, perché non far venire i turisti L'ennesima russi in Italia sanzione significa. boomerang, boomerang,
Boomerang. Certo, perché noi non prendiamo quei soldi e loro magari vanno in Crimea oppure vanno in altri paesi, più in Turchia, dove c'è una forte presenza del turismo russo. Ma poi c'è una seconda questione che è stata posta, e cioè dicevano alcuni filo occidentali: noi dobbiamo far venire i turisti perché in questo modo vedono le nostre città, vedono, siccome raccontano che in Russia c'è una censura feroce, un regime in stile sovietico che nasconde tutto ai cittadini, invece se vengono in vacanza qui in Italia vedono la libertà, vedono la democrazia, eccetera. Ora, è proprio a questo che vorrei un momento fare il punto, nel senso che le nostre città in particolare, ma vale anche per Londra, vale per Parigi, come diceva lei, mostrano invece dal mio punto di vista l'opposto, cioè sono città fuori controllo, sono città socialmente esplose, in cui intere zone, interi quartieri sono abbandonati alla criminalità, al degrado, ai rifiuti, in cui non c'è più la coesione sociale, in cui non c'è più, cioè Roma, ma anche Milano, anche Torino, sono esempi di terre di nessuno. C'è anche questo elemento nello scontro tra Occidente e Russia, cioè al di là della questione economica e militare che poi affronteremo, su cui sembrerebbe che la Russia stia vincendo a mani basse, c'è anche un problema dal mio punto di vista proprio di convinzione dei cittadini della bontà del modello in cui vivono. Noi abbiamo un'astensione altissima, abbiamo una disaffezione alla politica, cioè il modello occidentale che ci veniva raccontato come quello più attrattivo, invece sembra essere in crisi tanto quanto i nostri modelli economici e tanto quanto la proiezione occidentale sul mondo. Veramente possiamo considerare che questa è la fine dell'unipolarismo e anche la fine del monopolio occidentale della cultura, della visione del mondo e del futuro? Ma guardi, io sono persuasa della... è quello che è sotto gli occhi di tutti che noi dobbiamo discutere. Il modello di democrazia occidentale è completamente fallito. Il modello di democrazia italiana non va più neanche commentato, perché sentir parlare di censura in Russia, quando in Italia ti arriva la polizia in casa perché hai espresso una opinione personale a favore di Putin, faccio un esempio che ricade sulla mia esperienza diretta, allora dobbiamo stabilire se vogliamo uscire dall'ipocrisia una volta e per tutte. Lei sa molto bene che da 2 anni a questa parte i media nazionali, pagati peraltro dal contribuente, accolgono una voce unica, il che mi fa dire da mesi che non è vero che in Italia esista un pensiero unico, ma è vero invece che in Italia esiste un partito unico. Quanto al resto, lei ha citato le contraddizioni di città come Roma, come Milano, ma venga a Napoli. Venga a Napoli, dove c'è, e nessuno può negarlo, uno Stato nello Stato. Nell'Interland napoletano ci sono enormi fasce territoriali nelle quali la signora Lamorgese, e comunque anche chi l'abbia preceduta, sanno di non poter mandare la polizia. Sono quelle aree a forte densità immigrativa nelle quali si praticano i più turpi mercati che possiamo valutare insieme, dalla prostituzione al traffico della droga, per finire al traffico degli organi. Io almeno un anno e mezzo fa ho pubblicato addirittura un tariffario
degli organi. Ora, quando in uno Stato diventa competitivo e forte un altro Stato, che è quello del crimine organizzato, lei mi dice di quale democrazia stiamo parlando, di quale sicurezza sociale stiamo parlando, di quale, come dire, identità morale stiamo parlando? Noi abbiamo centinaia di migliaia di individui nella fascia napoletana, partenopea, che sono ostaggio di questa gentaglia che continuiamo ad importare con la formula bugiarda, surrettizia, di accoglienza. E mentre accogliamo molta delinquenza che viene rifiutata dai paesi di origine e manteniamo questa delinquenza negli alberghi anche importanti, mandiamo i nostri giovani laureati a lavare piatti e a lavare cessi altrove. Le sembra questo un paese o una realtà nella quale qualcuno possa osare parlare di censura? Lei le legge queste circostanze sulla stampa mainstream? Ecco, io... La stampa mainstream è tutta occupata a magnificare il modello della democrazia liberale come ce la raccontano, e a dire che appunto la Russia è una minaccia perché ma rifiuta sì, i principi universali. Ma possono... Ma non la legge più nessuno, dottoressa, sono tutti giornali falliti e nessuno legge più. A dire questa robaccia. Il problema non è che non si legge, il problema è che ancora si vede troppo. Se l'italiano eliminasse le televisioni, ne guadagnerebbe il suo sistema nervoso e anche gastrico. Voglio dire, possono raccontare quello che vogliono, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Le evidenze sono l'unica cosa che non si può negare. Vorrei dirlo a Sallusti, questo qui, vorrei dirlo a tutta quella pletora di mascalzoni e di impostori che ha dato per sconfitta la Russia, che ha dato per malato Putin. Io ho visto quest'uomo in forma smagliante, voglio dire, decisa. L'unica cosa che mi ha, come dire, lo dico sorridendo, appena delusa, è stata la statura, perché la sua statura morale e politica non marcia di pari passo con quella fisica. Putin, sì, ma guardi, non che è, questo è un dato non comune, è un meno di non vi stupite, perché da Napoleone a tanti altri, e vale anche per le donne, da Marilyn Monroe a Elizabeth Taylor, nella botte piccola c'è il vino buono. Quindi noi che non siamo giganti, sì. Spesso... Però, io me lo racconto da una vita, ma è un po' il Cicero pro Domomea, lei comprende, voglio dire... vabbè, ma se dopo 2000 anni ancora si parla del Cicero, si vede che era un discorso efficace, altrimenti lo avremmo dimenticato. Parlare di un uomo instabile, sofferente, oscillante fra il Parkinson e la demenza, è da delinquenti, e i fatti dopo mesi sconfessano questa narrativa, perché... Ma la sconfessa nei fatti, si parlava, io ho letto articoli che dicevano a primavera che Putin aveva un mese, due mesi di vita, cioè doveva essere morto in base a quello che ci dice. Putin ha tre tumori, sta morendo, è impazzito e per questo guida la Russia. Cioè, questo dimostra veramente quanto la stampa libera delle democrazie sia ridicola. Mi faccia dire una cattiveria. Perché fino ad ora erano le cose buone. Sì, i tre tumori di Putin sono paralleli ai tre tumori di quel tal Bergoglio, che avrebbe dovuto avere la sensibilità di morire. Il cittadino comune muore con un tumore solo. Bergoglio vive egregiamente, non perde peso,
con tre tumori. Quindi i tre tumori di Putin sono pari ai tre tumori di Bergoglio. Senta, a proposito di menzogne che si ora ormai non stanno più in piedi, il modo in cui si puntava a sconfiggere la Russia, appunto, lo dicevamo, erano le sanzioni ed era l'attacco economico. Russia e Cina hanno messo a segno in questi mesi il maggior surplus commerciale. Praticamente la Russia, credo, degli ultimi 30 anni, cioè stanno incassando una marea di denaro attraverso la vendita del gas, del petrolio, perché i prezzi sono andati alle stelle, e quindi non solo non si indeboliscono, ma si rafforzano. Anche la Cina ha avuto un surplus commerciale imponente. Secondo lei, questo a che cosa porterà? Nel senso, noi adesso iniziamo a vedere in maniera concreta gli effetti sulle nostre economie delle sanzioni, dello sganciamento della Russia dalla nostra catena produttiva. Ora, secondo lei quali possono essere gli scenari? Cioè, nel momento in cui i cittadini europei saranno pienamente consapevoli e vivranno sulla propria pelle gli effetti disastrosi di queste sanzioni, che cosa succederà a livello politico, e lei prevede dei cambiamenti improvvisi o ritiene che l'Europa continuerà a suicidarsi seguendo questa linea atlantista? Guardi, l'atlantismo è ormai un argomento che affascina solo la signora Meloni. È una stagione della storia che si è conclusa, e peraltro che si conclude con grandi rischi. Le sanzioni si sono rivelate un boomerang, che è il figlio del dilettantismo, perché noi siamo gestiti da una banda di criminali dilettanti al punto da non fare un distinguo fra economia e finanza, e questo la dice lunga. Ora, la crisi è in un dato obiettivo, e continuo a dire, basta leggere la realtà al mattino, guardi l'andamento delle borse. Oggi è isolato il mondo anglosassone, oggi è isolata l'America, perché i moduli economici nuovi hanno consentito a Putin di passare ad altre strategie che hanno rovesciato l'effetto sanzioni, rendendolo un boomerang per chi le abbia espresse, che ne dicano i tre banchieri italiani che hanno nei giorni scorsi manifestato tutta la loro tendenza al delirio. Ora, per esempio, le faccio un esempio, l'abolizione del contante, no? A me viene da ridere, come faranno con i trafficanti di droga e con le prostitute? Li doteranno del POS? Punto uno. La crisi, e torno qui, è riuscito Putin in una manciata di mesi a destabilizzare definitivamente il dollaro e a svuotare di ogni consistenza l'euro. È carta straccia. Loro che ritenevano Putin isolato devono prendere atto, ed è faticoso, di due situazioni. A, le democrazie, queste a modulo americano, non si esportano, non sono più esportabili, sono cambiati i tempi, è cambiata la geopolitica, sono cambiati gli interessi, sono cambiati soprattutto i soggetti. B, il discorso del ritorno alle sovranità è un discorso ormai ineludibile e prodotto proprio dal fallimento delle loro strategie. Non è un caso, veda, e non è solo un allineamento economico quello che ha messo insieme Brasile, Cina, Russia,
India e Brasile. Non è un caso, è l'insieme di strategie economiche, ma è anche una decisa tendenza a ritornare alle sovranità non solo della divisa monetaria, ma anche alle sovranità identitarie. E questi segni di queste indicazioni in Europa sono espresse al meglio da Viktor Orbán. L'Ungheria è una pietra miliare nella storia del ritorno ai valori che ci hanno espropriato, perché non possiamo continuare a definire democratico un metodo che riconosca la omosessualizzazione della società contro la famiglia biologica che loro hanno voluto rendere alfanumerica e promiscua. Quindi quello che Putin sa, e alla fine c'è anche un discorso confessionile. Lei può togliere ad un popolo tutto, la libertà, i diritti, ma non può togliere mai, e questa è storia, ad un popolo il legame col Dio, con il Dio di quel popolo. Lei provi a sovvertire l'ordinamento confessionile indiano. Allora, tutto questo disordine, questo che in buona sostanza nelle scorse ore Macron ha definito preoccupante caos, ha trovato in Italia una complicità veramente ripugnante. Noi siamo un paese senza più legge, senza più etica, senza più cultura, basta vedere come siamo rappresentati. E siamo il paese in cui sul piano istituzionale accadono cose inammissibili, dalla portata epocale, veramente preoccupante. Un premier che dispone di una maggioranza e si dimette ci deve spiegare qualcosa. Un presidente che scioglie le Camere e non va a una soluzione ponte è un presidente della Repubblica che ci deve spiegare qualcosa. La compressione dei diritti e delle libertà ci deve essere spiegata. La mancanza di azione di una magistratura che energicamente non abbia adottato provvedimenti nei confronti della farsa pandemica e della strage di Stato non colposa, come molti assumono, ma dolosa, ecco, quella magistratura ci deve spiegare qualcosa. Tutto questo di democrazia e con la democrazia non ha più alcuna connessione. Ecco, a noi è rimasta la vigilia attesa di capire cosa accadrà. Lei mi chiede cosa accadrà, ma si stanno innescando focolai di conflitti sociali e civili che Dio non voglia, ma potranno degenerare sul modello bosniaco di fresca memoria. A lei addirittura pensa che si possa innescare un processo di guerra civile? L'azione più turpe che questa gente ha commesso è stata quella di creare la contrapposizione anche all'interno dei nuclei familiari, e questo mi fa pensare alla guerra fratricida bosniaca. Ci sarà un momento in cui non ce ne sarà per tutti, e allora la domanda che io mi farei è un'altra: questa democrazia, che non è più neanche una macchietta di democrazia, come intenderà usare tutto il ciarpame che sta importando col pretesto dell'accoglienza?
2000 persone soltanto ieri sono arrivate in Italia. Non so, 2000 persone in un giorno equivalgono a, detto a una cittadina che si materializza dal nulla, una cittadina di 2000 persone che dal nulla, dalla mattina alla sera, si materializza. Ma dottoressa, dal punto di vista militare, anche lì sta succedendo esattamente l'opposto di quello che ci avevano raccontato, nel senso che ci dicevano che l'esercito russo era in rotta, che erano senza scarpe, che erano senza proiettili, che mangiavano le bacche trovate nei boschi, eccetera. Invece il piano strategico della Russia, cioè occupare le regioni russofone e strutturalmente creare una presenza dell'esercito lì, sta procedendo senza intoppi. Ma a questo punto, se i russi vincono dal punto di vista economico, se vincono dal punto di vista militare e anche dal punto di vista geopolitico, lei faceva riferimento ai paesi occidentali, ma tutto il resto del mondo, che ormai conta, nel senso che non c'è più soltanto l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone. Adesso la Cina è la prima potenza mondiale, ma anche altri paesi, l'India, penso all'Iran, ad esempio, la Turchia, il Brasile, tutta una serie di potenze emergenti o emerse non seguono più Washington e Londra, anche a mio avviso proprio per quel modello culturale assolutamente antiumano che Washington e Londra vogliono imporre, e guardano invece alla Russia, guardano a Mosca, guardano ad altri lidi. Se tutto questo è corretto, se cioè la Russia in questo che è uno scontro epocale, che è letteralmente una guerra mondiale destinata a trasformare il mondo, se la Russia prevale dal punto di vista economico, dal punto di vista militare e dal punto di la Russia e i suoi alleati, perché ci sono anche gli alleati, e dal punto di vista dei rapporti internazionali e geopolitici, anche nel voto dell'ONU si è visto, la maggioranza della popolazione e degli stati non ha votato contro la Russia, altro che la Russia isolata e sola. Ma se tutto questo è vero, quale sarà la nuova, usiamo un termine anglosassone come se fossimo ancora sotto l'egemonia angloamericana, quale sarà la nuova governance globale di un mondo in cui in questo scontro epocale abbia prevalso la Russia? Lei cosa si aspetta? Ma guardi, io mi aspetterei che non ci tocchi cambiare padrone. Vorrei finalmente un'Italia sganciata dalle umiliazioni della dipendenza. Ma certamente di fronte alla proposta sociale dell'asse Washington-Londra, dello Stato profondo, diciamolo per intero, che certo parla di transumanesimo e viene questo concetto aberrante quanto abietto amplificato da soggetti alla Cingolani, io posso solo sperare, ma ne sono persuasa, che per questa gente non ci sia più partita da giocare. Oggi l'accelerazione che essi danno è sintomatica di una disfatta sostanziale, anche per un'altra ragione, perché paesi come la Germania e come l'Italia non hanno alcuna preparazione militare. La Germania, che doveva essere capofila di questo sodalizio armato contro la Russia, non ha saputo indicare linee comuni e condivise di emergenza militare. E quindi abbiamo un dato anche qui, che in Europa nei confronti della Russia ciascuno naviga a vista. Cosa accadrà? Cosa cambierà? Guardi, io sono tornata da San Pietroburgo con dentro di me la speranza, per le parole che ho sentito pronunciare a Putin: ciascuno tornerà alle proprie sovranità. L'unipolarismo è finito, i governanti europei saranno cambiati e noi
degli elementi di riflessione possiamo estrarli dalla realtà, questo mi fa pensare che andremo verso un processo di transizione sofferto e lungo, ma che ci andremo per riprenderci non quello che saremo, ma quello che eravamo, perché bisogna rimuovere, ed è un processo faticoso e lungo, rimuovere nella gente la convinzione che il disordine e l'assenza di etica equivalga alla libertà. Questa non è libertà, questa è la più lercia e abominevole forma di schiavismo che è stata attuata confondendo le menti dei più fragili. Noi non abbiamo libertà, abbiamo un pericoloso disordine sociale le cui responsabilità sono in capo ad un'intera classe politica fatta di ignoranti, analfabeti e soprattutto corrotti mazzettari. Vedo un futuro a lungo termine, ripeto, doloroso e complesso, perché non c'è niente di più doloroso e complesso e difficile della restaurazione delle regole. Noi siamo in un paese che non ha più regole e imporre le regole non sarà facile, perché si tratterà di cambiare di nuovo la mentalità di un popolo. Forse non sarà l'establishment a farlo, ma sarà la fame, perché quello che prevedo è il dramma di una difficoltà esistenziale sempre più oppressiva. Lei pensi che dall'inizio dell'anno nel solo territorio delle forze di polizia o forze armate, in quell'ambiente lì, abbiamo avuto 44 suicidi, di cui 4 negli ultimi 15 giorni. Allora, questo paese prima o poi capirà che il suicidio non è una soluzione, e parlo di suicidio sociale, e quindi capirà a chi presentare i conti per difendere la sopravvivenza e azzerare la situazione senza pietà e senza sconti e ripartire. Non ci sono altre opzioni. Mi consenta una nota positiva, però. Noi, i russi, amano molto l'Italia, questo è un fatto acclarato. C'è una simpatia, un apprezzamento per il nostro paese enorme tra i russi. Si fermi un attimo. La interrompo un attimo. Prego. Solo. Si discute in Russia una legge che sancisca definitivamente il ruolo di paese ostile, fra virgolette, dell'Ucraina, ma il ruolo di paese ostile a tutti i sodali con l'Ucraina. In questo senso non le sfugga che l'Italia è in prima fila, e non le sfugga dunque che, per quanta salda considerazione il popolo russo possa nutrire per il popolo italiano, se passa l'etichetta di paese ostile c'è poco da stare allegri. Questo sicuramente, però è anche vero che i russi sanno benissimo che noi siamo l'anello debole della catena atlantica, perché siamo proiettati verso il Mediterraneo, perché abbiamo una visione molto lontana da quella dei paesi anglosassoni. Non è un caso. 140 basi NATO, di cui 20 certo, nascoste da qualche parte, e quindi siamo il primo obiettivo. Questo vorrei dirlo a tutti gli atlantisti che, come mosche contro un elefante, sono scesi in guerra contro la Russia a favore di un criminale internazionale e come Zelensky. Una volta e per tutte. Per non parlare del ruolo di Biden, del figlio Hunter Biden, che ha fatto affari indegni in Ucraina, una serie di porcherie indegne. Di Biden, però, ciascuno c'è il suo.
Noi, allora, gli ucraini hanno un comico di basso profilo, è Zelensky. Biden è incommentabile. Noi abbiamo una macchietta come Di Maio, si rende conto? Noi dobbiamo smettere di giudicare la mancanza di qualità e di qualifiche culturali, morali, intellettuali degli altri quando abbiamo capolavori di impresentabilità in casa nostra. Lei comprende che Letta dice Ma che lei pensa che Di tutte Maio sia il ministro degli le diversità. esteri, Ecco, Letta, dottoressa? mi scusi, Letta quando parla di diversità si riferisce anche ai pedofili, perché anche il pedofilo si sente diverso. Di che stiamo parlando? Devianza, Letta ha detto viva le devianze, non Sì, le appunto, diversità, rispondendo proprio a. la devianza di questo genere, di questo tipo, la devianza pedofila, io l'ho chiamata diversità, ma è opportuno, come egli ha detto, definirla devianza, è sancita nella cultura liberale di Letta. Ci si arriva per gradi attraverso una serie di finestre di C'è. Overton, ci si arriva e già si stanno iniziando ad aprire, già si iniziano a mostrare crepe come avviene sempre con la finestra di Overton. Però il punto, quello che le volevo far notare è che in Russia sanno benissimo quanto i nostri governi siano, da un lato, assolutamente fittizi. Lei faceva riferimento a Di Maio, ma chi crede, chi vuole che ci creda che Di Maio è il ministro degli esteri? Di Maio è semplicemente un testimonial, è un volto, ma chi comanda e chi gestisce la politica estera italiana di certo non è lui. Questi russi lo sanno e il fatto che da noi ci sia la più forte opposizione a livello di opinione pubblica alla guerra non sfugge a nessuno, così come le frasi che sono state pronunciate dal presidente Medvedev, se non sbaglio, sul fatto che i cittadini europei e occidentali, ma ovviamente si riferiva agli italiani, debbano punire i loro governanti. E io penso che gli effetti economici sui portafogli della gente avranno il loro peso in questo senso. Sta di fatto che noi, come diceva lei, siamo un paese occupato con centinaia di basi militari di una potenza straniera che di fatto gestisce la nostra politica estera, e questo ci rende un obiettivo anche militarmente molto significativo per la nostra posizione Sensibile, geografica, sensibile. laddove si passasse a una fase di scontro militare diretto tra le forze NATO e le forze russe e cinesi. Ma non so lei, io questo scenario lo vedo abbastanza improbabile, perché mi sembra che anche a Washington abbiano compreso che le cose si mettono male, stanno iniziando a pensare a una exit strategy. Non ha questa sensazione lei? Sì, certo. Io credo che siamo alla vigilia di una serie di stravolgimenti che vedono la Germania ancora una volta in Europa nel ruolo di capofila. Allora, non le sfugge che Macron sia stato fortemente ridimensionato e cerchi un riposizionamento. Non le sfugge che Scholz sia il cancelliere meno carismatico della storia della Germania e che sia in palese difficoltà anche con Per usare un eufemismo. per usare un eufemismo. E sotto questo aspetto, anche io ritengo improbabile uno scenario conflittuale di tipo tradizionale. Tuttavia, la storia ha le sue variabili e l'aggressione sistematica ucraina in danno di questa centrale nucleare fa ritenere che prima o poi una risposta
forte dalla Russia possa arrivare. Non dimentichiamo che questa gentaglia ha lanciato un guanto di sfida nelle scorse ore attraverso l'assassinio di Daria Dugina. Ecco, assassinio consumato a Mosca, non altrove, a Mosca. Questo, ripeto, è un atto di sfida che non resterà impunito. E quindi, benché io ritenga improbabile lo scenario cui lei faceva riferimento poc'anzi, non escludo iniziative rigorose ed anche democraticamente brutali. E la preoccupazione che ha espresso anche Kissinger, cioè ha sostenuto che non ci sia la volontà da parte delle due parti di arrivare a uno scontro diretto, ma che continuando con questi comportamenti il rischio di un incidente, il rischio di un imprevisto da cui non sia più possibile tornare indietro c'è ed è concreto. Esatto, è ineludibile a quel punto una reazione composita di tipo armato. Io veda, ho questa preoccupazione, come ce la ho anche da un punto di vista economico, perché domani gli italiani saranno tornati tutti a casa. E nel mese di settembre scopriranno che la media dello stipendio di 1.500 euro al mese corrisponderà ad un valore d'acquisto di 900 euro al mese. A quel punto il dilemma è semplice: mangiare o pagare servizi che comunque ci verranno tagliati e ridotti e venduti a costi quintuplicati? È lì che c'è il rischio di una scintilla, è lì. Il che significa che noi potremmo anche non avere una guerra tradizionale, ma avere una forma di reazione eterodiretta che porta comunque a conseguenze terrificanti. Sono assolutamente d'accordo, anche perché noi siamo stati, dallo stato profondo nei vari paesi occidentali, abituati ad essere consumatori, a rinunciare ai valori, ai principi, alla libertà autentica in nome del consumo, in nome del benessere, e adesso questo consumo ci viene negato e quindi diventerà difficile gestire le masse popolari occidentali ormai completamente spaesate, prive di punti di riferimento e prive di una vera integrazione e convinzione all'interno di un modello. Quindi diciamo che il prossimo anno sarà veramente un anno intenso perché quello che avverrà nell'arco di quest'anno cambierà definitivamente la storia e farà emergere un nuovo ordine completamente diverso. Siamo davvero a una svolta epocale. Lei ci ha sottolineato quanto la Russia abbia in un certo senso vinto questa parte dello scontro. E quindi questo porterà inevitabilmente o a un innalzamento della tensione e a quegli scenari che speriamo non si verifichino mai di scontro diretto, oppure a una profonda trasformazione delle società occidentali, che invece è molto più auspicabile. E probabilmente, guardi, lei prima diceva no, che ci vorrà molto tempo, sarà un processo doloroso. Io sono d'accordo, però se lei pensa a quello che è successo nella stessa Russia. La Russia degli anni 90 era un paese senza legge, senza identità, in cui tutti i principi e tutti gli elementi di analisi del mondo erano crollati insieme al comunismo ed era un paese allo sbando. Nell'arco di pochissimi anni, nell'arco di un paio di decenni, è tornata la Russia di un tempo. E quindi, insomma, non possiamo sperare, possiamo ipotizzare che qualcosa del genere succeda anche in Italia, nelle giuste condizioni. Il fatto che stia crollando un vecchio sistema che ci ha
tenuti in gabbia, secondo me, è già di per sé un fatto che ha perlomeno degli spunti positivi. Guardi, questo è vero. Tuttavia, 20 anni sono un ciclo temporale lunghissimo per chi debba viverli in sofferenza. Certo. La sofferenza può essere attenuata in un solo modo, assecondando la sete di giustizia che il paese esprime. Ce la faremo a sopportare 20 anni o più o meno di sofferenza se la magistratura ci darà le teste di gentaglia a vario titolo responsabile e colpevole di quanto accade. Sotto questo aspetto guardo alla data del 25 settembre ritenendola una data cruciale, che si tengano, che si celebrino o meno le elezioni, una data cruciale per i destini dell'Italia. Io spero solo che gli italiani diano una prova di buon senso, solo buon senso, non gli si chiede altro. Peraltro anche il fatto che si possa non votare, cosa che fino a poco tempo fa sembrava un'ipotesi fantascientifica, adesso inizia, anche lì si inizia ad aprire una piccola finestra di Overton con Calenda che dice, seguito da molti altri, pieno mandato a Draghi, bisogna rispondere all'emergenza, la solita storia dell'emergenza perenne che quindi sospende la democrazia, guardi, in nome di un... Guardi, le cose che dice Calenda, per la verità, non hanno, sono solo un po' di rumore, ecco, sono solo un po' di fastidio per l'ascolto. Calenda è stato anche virologo, Calenda ha suggerito tutto quello che non gli compete suggerire. A Calenda sfugge che il prossimo governo è stato già scritto altrove e non sarà certo lui a promuoverlo o a prevederlo. Io spero in questo senso e a questo proposito solo che a Putin non sfugga che oggi il referente italiano per la Russia non può essere ancora il partito della Lega e di un satrapo di mestiere che si chiama Salvini. Spero solo questo, perché il giorno che io dovessi scoprire che per la Russia di Putin l'interlocutore italiano è la Lega, dovrei dolorosamente rivedere una serie di opinioni. Bene, dottoressa, io la ringrazio veramente per il tempo che ci ha dedicato, perché ho sempre piacere di ospitarla, perché lei parla veramente in maniera estremamente esplicita e senza riguardi nei confronti di nessuno se non della verità, e quindi questa è una cosa molto positiva. Scusi, perché mandarle a dire e non dirle direttamente? Appunto, ha ragione. Dottoressa, grazie per essere stata con noi e grazie per averci tratteggiato un quadro preoccupante, però anche con alcuni elementi, a mio avviso, positivi. E quindi spero di averla ospite ancora presto. Grazie, quando vuole, avanti tutta, voglio chiudere con una nota di cui sono convinta, sarà dura, sarà lunga, ma ce la faremo. Sono convinto anch'io. Grazie dottoressa, grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito, oggi puntata del terremoto un po' più lunga, ma quando c'è la dottoressa Mariani non guardiamo all'orologio.
Per chi volesse contribuire al canale, al lavoro del canale, potete trovare in descrizione tutti i link e noi ci rivediamo con la dottoressa Mariani e con gli altri ospiti del terremoto molto presto. Grazie a tutti.